non so se si legge. Allora ragazzi, oggi c'è un clima ideale, non fa tanto caldo, c'è un bel venticello, ho un po' di benzina nella moto, quindi carichiamo lo zaino e facciamoci un giro. Andiamo alla chiesetta di Santa Nicola. Visto che facciamo questo giretto e mi sono arrivati tutti gli accessori nuovi, faccio anche un piccolo test della GoPro 8 anche oggi. Questo è il castello di Santa Lucia del Mela, quello lì, che è stato praticamente anche protagonista di una scena del film di Ficarra e Picone, quello che vedete proprio lì. Ora io spero di aver impostato bene l'inquadratura. Mentre quello è Milazzo e tutta la Valle del Mela. Qualche volta faccio un video più specifico di questo posto. Ora andiamo alla chiesetta di Santa Nicola. Avecio Gou, non chiedetemi perché si chiama così, perché in questo momento sono disinformato su questo argomento. Comunque, guardate che bello. Adesso vi faccio qualche ripresa sempre con l'iPhone. Dicevo in moto, non so se si è sentito, che una delle prime volte sono venuto qui in moto c'era la neve e non avevo niente con cui riprendere perché avevo il telefono scarico e non mi ero portato niente. E quindi, grazie a una gentilissima donna che mi ha fatto una foto di quel momento, vi ricordo, la potete trovare sul mio profilo Instagram. Poi sono molto emozionato perché è la prima volta che faccio un motovlog proprio per essere un motovlog. Non so nemmeno bene se sto riprendendo bene con la GoPro, quindi sto cercando di fare del mio meglio. Caballero si comporta bene, solo che non essendo abituato a queste cose ancora devo concentrarmi meglio sulla guida che sulla telecamera. Ah, ecco, dimenticavo, un'altra volta che sono venuto qua era con Domenico, lui aveva la sua moto e c'era la pioggia, proprio nuvole basse. Comunque arriviamo alla chiesetta di Santa Nicola. Non avete idea di quanto sia comodo avere il caricabatterie del telefono nella moto. Thank you.
Ok, sono completamente solo. Questa è la chiesetta di San Nicola, sicuramente qualcuno l'avrà vista in qualche altro mio video, solo che ovviamente questo è il primo motovlog che faccio, ve la faccio vedere meglio, quantomeno dall'esterno, perché credo sia chiusa. Questi veramente sono tra i miei posti preferiti della mia zona, sono vicinissimi da dove abito io, facilissimi da arrivare, le strade sono abbastanza buone, a parte qualche situazione un po' di buche, di avvallamenti, però ottimo. Guardate che c'è qua. Con la magia del vetro riesco anche a farvelo vedere da dentro. Questa dovrebbe essere la chiesetta di San Nicola. C'è un'icona di San Nicola più su, dove praticamente c'è questa specie di grotta con questa statua, e questa dovrebbe essere la chiesetta, altrimenti questa è la zona che si chiama San Nicola e lì c'è la statua e qui c'è solamente una chiesetta dedicata a qualche altra cosa, ma vediamo il cartello che è meglio. E infatti, Madonna della Provvidenza, come la zona noi la intendiamo San Nicola, questa appunto poi la intendiamo come la chiesetta di San Nicola, ma appunto la chiesetta di San Nicola come la chiesa della zona di San Nicola, però che all'interno ha la Madonna della Provvidenza. Adesso faccio volare un pochettino il drone e poi ce ne torniamo a casa. Questo piccolo giro nella natura è stato veramente bellissimo. Non so se ho ripreso bene con la GoPro, magari adesso arrivo a casa e ci sono tutte le riprese dello sterzo. Un po' di vento, questo drone non lo regge al massimo, ma non tanto, non lo devo fare alzare altissimo, quindi vediamo. Mi dà allerta vento molto forte, faccio solo un giro e lo faccio atterrare. Ok, adesso col drone che ci segue andiamo alla fonte d'acqua che c'è qui giù, vediamo se c'è ancora. Il drone lo mettiamo abbastanza alto. Qui c'è un piccolo ruscellino. In dialetto si chiama gebbia. Andiamo che ho lasciato tutto lì. Niente raga, questa era la chiesetta di San Nicola, o meglio della Madonna della Provvidenza. È stata una bella prima esperienza di motovlog, anche se ero da solo, a me piace viaggiare in compagnia, però il fatto che comunque qua non c'è nessuno, si può parlare tranquillamente, anche se questa cosa di parlare solo pure per me è una cosa
cioè come fanno le persone a farlo in continuazione in giro, non ci resta che tornare. Vi faccio vedere un po' la strada di ritorno e ci vediamo a casa. Voglio vedere anche come si comporta l'Hyper Smooth di questa GoPro Hero 8. All'interno di questa piccola grotta c'è la statua di San Nicola. Spettacolo, molto bello. Sembra quasi un posto sperduto nel bosco, quelli dei film. Allora raga, siamo a casa. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento, perché a me piace andare in moto ovviamente, ed era tanto che volevo fare queste cose qui. Ovviamente ancora non ero attrezzato, mi sono attrezzato e sto continuando appunto ad attrezzarmi. Ne voglio fare altri, ma non solo di motovlog, ma anche appunto, come vedete nel mio canale, c'è bushcraft, c'è outdoor, c'è natura, viaggiare, tante cose. Quindi questa è una delle varie cose, nell'andare fuori, nell'outdoor. Anche la moto è un modo per andare fuori di casa, quindi bello. Iscrivetevi al canale se appunto vi piace quello che faccio, commentate e mettete mi piace. Magari commentate dicendomi che ne pensate un po' sia della moto sia della GoPro e di quello che avete visto. Se avete domande appunto anche sul posto, dove sono andato, qualcosa nello specifico, vi rispondo in descrizione. Ciao!